Allora Salvini, qual è la sua reazione rispetto a questa vicenda che coinvolge Maroni? E intanto, insomma, sì, è un po' un fulmine a ciel sereno, è una cosa alla quale lei non dà peso. No, no, do peso e come, e mi girano le palle. Do peso e come, perché basta. La procura di Busto Arsizio è quella che ha indagato per mesi su delle presunte tangenti che la Lega avrebbe preso per vendere degli elicotteri in India. Se qualche telespettatore a casa al computer digita tangenti Lega elicotteri India, mi sembra che avremmo Vabbè, ce preso lo 10 rispieghi milioni di Salvini, euro. ce lo rispieghi Sì, lei, noi senza, avremmo che preso magari dei c'è qualcuno che soldi. non ha internet. Avremmo Beh, che preso ce dei l'hanno soldi tutti. da Finmeccanica per vendere degli elicotteri agli indiani. Ora ci hanno anche sopravvalutato perché non riesco a vendere gli elicotteri agli indiani. Si è stati sui giornali per settimane, puff, puff, niente. Dopo qualche mese, senza che nessuno abbia chiesto scusa, scusa Lega, ti Puff, nel abbiamo senso che sputtanato per quell'inchiesta, mesi. scusi È Salvini, finito niente. cioè che È finito quell'inchiesta è niente. finita con un'archiviazione, com'è finita? Quello che ci avrebbe dovuto dare i soldi ha detto no, non è vero niente. Però intanto per mesi tovare i leghisti che hanno preso i soldi per vendere gli elicotteri agli indiani. La stessa procura. La procura di Brescia è quella che ci arresta i sindaci e poi li rimette fuori archiviando tutto quanto. Qua Maroni oggi è indagato perché due società avrebbero assunto a tempo determinato due persone di sua fiducia. Siamo al Sì, due delirio. Mi società viene il pubbliche dubbio comunque, due che. società Mi pubbliche. viene il dubbio che il fatto che la Lega non sia coinvolta nello scandalo Mose del Veneto, dove c'è dentro il PD, c'è dentro Forza Italia e non la Lega. Nelle vicende Expo di Milano c'era dentro il cassiere del Partito Comunista e quello è il deputato del PDL e non la Lega. Adesso, devono cercare per forza il modo di tirare dentro anche un leghista. Mi viene da ridere e mi arrabbio. Salvini, quindi secondo lei che cos'è? Un'operazione politica dei magistrati per Ma non lo fermarvi? so, sono delle coincidenze che quando c'è di mezzo la Lega partono sempre le indagini col botto, poi finiscono in niente, però fra 6 mesi, se questa roba finirà in niente, non è che ovviamente ci sarà una puntata di In Onda dove sulla testa avrò scritto Expo, Ci Maroni sarà, era ma stato si torna indagato alla da due Gruber, per sezioni. quello non ci sarà. Quindi mi permetta di essere arrabbiato. Perché qualche, se degli errori in passato li abbiamo fatti come Lega, li abbiamo pagati e cari. Abbiamo cambiato tutto, abbiamo cambiato classe dirigente, abbiamo ripreso la fiducia della gente che non verrà scalfita da queste nulla, da questo nulla. Mi Sentiamo che ne permetta di essere un pensa po' Deborah Serracchiani. Sentiamo Deborah Serracchiani.